Una vita dedicata all'arte, una vita intera, intuitivo, sciamanico, scientifico, concreto, visionario. Si è occupato sempre di spazi, spazi che ci circondano, ma spazi interiori, spazi dentro e fuori la materia, spazi dettati dalla storia, dal percorso umano, dalle relazioni sociali e politiche, spazi che ci costringono o ci fanno vivere in un ambiente non sempre consono alle nostre realtà e alle nostre richieste. Non pago di tutto ciò, si è occupato poi di trasmigrare attraverso l'etere, il quinto elemento, fuori le possibilità di lettura delle costrizioni della materia, per arrivare a comprendere e a costruire l'anello mancante tra l'input iniziale, la costruzione iniziale del nostro pensiero e il nostro divenire e la materia prima che ci ha generati. Tutto questo è Vito Bucciarelli.